andiamo a capire ovviamente quello che è successo col DPCM ma soprattutto quello che è successo dopo diciamo piazze infuocate imprenditori incazzati un cortocircuito della politica durante l'estate è quello eh, che abbiamo analizzato ieri ovviamente con gli ospiti, abbiamo tirato fuori anche delle soluzioni che oggi cercheremo poi di approfondire, che potrebbero essere il saldo e stralcio per quanto riguarda le cartelle sattoriali, un azzeramento dell'anno fiscale, una moratoria di Basilea III importantissima per quanto riguarda i finanziamenti e il rating bancario e soprattutto il nemico della nostra Italia, cercare di snellire questa maledetta burocrazia che è una delle problematiche principali ed è una delle problematiche che poi non permette agli investitori di investire nel nostro meraviglioso paese. È talmente meraviglioso il nostro paese che ieri abbiamo iniziato a parlare della crisi del turismo, e questo è un qualcosa che porteremo avanti in modo importante perché il turismo, eh, Brocchi, è, una è in una situazione drammatica. Abbiamo parlato di perdite di oltre il 90%, sì, ci sono perdite di oltre il 90%. Eh, consideri che la Regione Lazio eh, produce un PIL tra il 10 e il 13% a livello nazionale. Come turismo, tutta la filiera è completamente ferma. Se noi adesso questo DPCM ha evidenziato l'incapacità del governo e soprattutto del Comitato Scientifico eh, nel, nel risolvere determinati problemi oppure, quindi, quelli del distanziamento, quelli delle precauzioni, eccetera, non c'era proprio la necessità, secondo me, di ricorrere a ripari chiudendo i ristoranti. Quando ad esempio le partite di calcio si possono fare e in uno stadio che contiene 50.000 persone non si possono inserire neanche anche 13.000 persone, 15.000, ci sono dei paradossi assurdi, cioè ci vuole l'appuntamento per andare in banca, però poi io al bancomat posso digitare, prendere i soldi e, e quello che viene dopo mette il ditino lì come se niente fosse, cioè è uno stato fatto di paradossi. Ma tornato, ma anche distributori, diciamo, distributori di sigarette, quindi, e vogliamo, quindi non, ma... non voglio come dire... Eh, picchiare duro su questo argomento perché poi, se no, mi Ma lo sta facendo, Bob. io però Ho no, iniziato in quarta, potrei, potrei, cioè, dire, mi potrei dire molto di più perché sì. sono arrabbiatissimo. In quanto la filiera del turismo, che è una. Degli asset più importanti del nostro paese è quella che ha ricevuto il più grosso danno, perché già non arrivano i voli, già non possiamo partire. Quindi guide turistiche ferme, agenzie di viaggio fatturato zero. Lei calcoli che un'agenzia di viaggio mediamente in un anno fattura 100.000 euro. ok Ad oggi fatturano zero. Appunto, ho detto le guide turistiche, pensiamo per esempio agli alberghi. Gli alberghi ad oggi il, eh, il, il 30-40% ancora sono chiusi e forse questo 30% non riaprirà nemmeno poi mi perdoni ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti volevo diciamo avere da lei anche una specifica in quanto ricordiamo che è segretario regionale di assoturismo confesercenti poi gli alberghi che stanno soffrendo le attività turistiche che stanno soffrendo maggiormente poi ahimè sono quelle delle nostre splendide città d'arte siamo il paese più bello al mondo il paese più ambito al mondo ma in questo periodo non c'è veramente nessuno, i centri storici de deserti e questa crisi nei centri storici è ancora più accentuata, è implementata esponenzialmente. Perfetto, dice la sacrosanta verità, lei pensi che eh, nel periodo estivo c'è stata una ripresa dei luoghi cosiddetti ambientali sì. cioè quelli più accattivanti mare e montagna le città d'arte si sono totalmente svuotate perché poi fisiologicamente le grandi città d'arte come milano firenze roma eccetera nel periodo estivo si svuotano ma il problema ma si svuotano vivono di turismo no vivono è... di turismo tutto, ma hanno, turismo estero, hanno no? un calo fisiologico sì, certo. perché le alte stagioni non sono certamente luglio agosto per le grandi città però eh, poi questo calo viene ripreso dalle stagioni precedenti e dalle stagioni successive. Ad oggi purtroppo prima con il lockdown totale, poi c'è stato il problema de dell'estate, adesso c'è nu il nuovo ritorno, quindi l'ondata di ritorno, le città d'arte sono totalmente distrutte. Cosa chiede l'assoturismo confesercenti al governo? Perché sono stati promessi, ne, ne parlavamo ieri, cerchiamo di... Uh, di partire da dove ci eravamo fermati. Ieri abbiamo parlato che improvvisamente è uscita fuori questa parola magica, ossia fondi perduto, soldi che uno non deve restituire. C'è stato uno stanziamento di 5 miliardi, stanziamento che vede coinvolte ovviamente anche poi le attività, soprattutto turistiche. Secondo lei è un qualcosa di fatto bene? Ci credete, non ci credete? No, noi ci crediamo a metà. Che cosa vuol dire? Che ci sono un diplomatico. Eh no, per sono un diplomatico, Sono diplomatico, ma sono no, molto oggettivo. Mina dice che non ci crede proprio. No, allora io, ci, io ci credo per metà le spiego. No, allora io eh. ci credo per metà e vi spiego perché. Ci sono delle filiere che hanno necessità e urgenza, poiché non c'è il turismo, di avere dei soldi. Urgenti, urgenti vuol dire subito nel conto corrente, non con questa burocrazia che ti rimanda a mesi e mesi di attesa. Ci sono altre attività invece, come per esempio i ristoranti, che hanno bisogno di lavorare, pertanto noi chiederemmo: so che non è possibile, so che il governo è sordo, ma dovremmo tornare indietro su questo DPCM e dare la possibilità ad esempio ai ristoratori, ai pub e ai, ai bar di chiudere alle 11 magari, però, e non alle 6 dovute, del però mi perdoni con le dovute accortezze perché è verissimo quello che dice lei, è verissimo che ci sono delle modifiche quasi isteriche, il DPCM ormai è quasi settimanale che è una cosa assolutamente incredibile, però è, è anche però, vero che poi alcune mele marce, quindi alcuni eh, ristoranti che non seguono le, le regole poi creano però, danni a tutti. No, però questo non è, però attenzione. No, appunto, no, 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 noi no. Diciamo vorrei un attimino su Bersarino, eh. su, eh, su, no, no. su questo non siamo d'accordo perché il problema dello dello spandersi della pandemia non viene dai, dai, dai negozi no, ma non, non viene dai ristoranti come. non viene da, dagli alberghi però quelli che non, non seguono vengono... le regole allora, mi perdoni. Sì. No, 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 no il problema è, il problema è se c'è questa espansione non è che noi, abbiamo de... noi siamo per il rispetto delle regole le distanze la sanificazione cioè noi abbiamo fatto tutto di questo abbiamo speso decine e decine di migliaia di euro per farlo cioè quello che ci dà il governo non ci basta perché intanto no, no... anche se ieri il governo ci ha dato il, il, 20, il 100% o il 200% oh, all'imprenditore, sì. ristoratore o barista di, che, che del fatturato di quello, no, di quello che ha preso precedentemente. Che cosa ci fa? Non ci paga nemmeno l'affitto, non ci paga nemmeno le utenze, perché non ci paga nemmeno quello. Allora il problema non è questo, il problema il risarcimento dovrebbe essere totale, ma noi ci, sappiamo pure che... Mh, è uno Stato che non si può permettere certo. questo, no? Perché se no se io perdo 20.000 euro, 30.000 euro al mese, tu mi dovresti ridare i 20-30.000 euro al mese se io devo stare chiuso. Io dico: se è possibile, dove è possibile, avere questo tipo di garanzia di stare aperti, dobbiamo fare la stare aperta. Perché ieri, chiudendo i ristoranti, chiudendo i bar, come diceva Te di prima. Il, tutto il settore del commercio ne è stata la conseguenza di crisi, e perché anche, anche il, il settore dell'abbigliamento, delle calzature, dell'intimo, di tutte quelle cose che dalle 18 alle 20 non fanno più una, non io fanno su, una io Allora Io dico, sono io dico, però un io dico una cosa, milioni. il problema è no, che il, il 99% degli, dei, dei, dei ristoranti e dei pub seguono le regole scrupolosamente poi ci sono alcuni che non lo fanno. Questo no, è un no, dato no, assurdo. No, 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 no. Scusate, io vorrei tornare un attimo sul fattore sicurezza. Allora il fattore sicurezza per noi è sempre stato un dogma e un impegno che con le nostre aziende abbiamo fatto da sempre sì. con l'HCCP e tutta la regolamentazione ante Covid. Quindi, noi oggi ci troviamo di fronte a una situazione in cui abbiamo investito migliaia di euro per cercare di garantire la sicurezza prima, in primis a noi, ai nostri dipendenti, alle nostre famiglie e ai nostri clienti, dimezzando i coperti. Siamo stati chiaramente eh, beneficiati tra virgolette, di, una, eh, di una delibera comunale, per quanto concerne Roma, di, o, di OSP emergenziali. Sì, quindi, sì. abbiamo avuto la possibilità di occupare il suolo pubblico in, uno sta, in una fase di emergenza, che ma mi sempre, sembra ma Esatto, mi so. sembra il minimo, ma sempre contingentando gli ingressi. Quindi, un ristorante che già aveva perso a prescindere, perché chi aveva 100 coperti, sono stati ridotti a 40 col giusto sì. distanziamento. Perfetto, allora per quale motivo non ci date la possibilità di continuare a operare in sicurezza? Possiamo Le mele marce ci sono, c'erano una volta e ci saranno sempre. Il problema qual è? Che io ho preteso, e l'ho chiesto anche al Premier Conte, di avere evidenza scientifica dal documento del Comitato. Comitato tecnico scientifico, dove si evidenzia, dove c'è prova certa scientifica che l'innalzamento dei contagi è da attribuire alla nostra so categoria. Che se, che so che si è scommesso con Conte Conso. anche un caffè. E quindi ovviamente poi, se, poi poi lo vinci, lo... Attimo, se poi lo vince, un attimo, perdonatemi, se poi lo vince ce lo porta qua, c'è certo. la rubrica Un caffè e Conte. Cioè, cioè, almeno ci proviamo. Prego Forlì, poi no, vorrei sentire anche il presidente Sermoneta. Prego. Allora, voglio dirti, secondo me bisogna togliere un velo di ipocrisia che c'è su questo DCM. Ma qual è la razza? La razza è praticamente non far uscire la gente perché il contagio praticamente si ha con, con l'assembramenti. Loro vogliono evitare, voglio dire che ci sono gli aperitivi. Loro non ti Ma possono fai lockdown no, no, no. totale, mi perdoni. Sì, sì, no, aspetta cioè, un attimo. Eh... Eh, fammi finire. Loro non ti possono dire, non possono dire alla gente non uscite e rimanere a casa. Sì, hanno fatto però dire, hanno però fatto. fanno in maniera che la gente rimane a casa. No, però perché se i ristoranti chiudono... C'è una legge e la legge sì. deve essere rispettata. Ah. A Roma vige il regolamento di pulizia urbana che già c'era ante Covid e che impone, impone il divieto di consumare bevande alcoliche e sopraalcoliche dopo le 22 in area pubblica. Quindi questo è appannaggio e rafforza il lavoro degli esercenti. Cioè per quale motivo non si fanno i controlli in piazza per l'assembramento? Vedo, vedo lato, comunque sia sì, sì, giovani che si assembrano senza mascherina, li vado a multare e li multo seriamente, allora non dobbiamo militarizzare le piazze, non dobbiamo andare a creare uno stato di panico con un, un terrorismo mediatico che ha distrutto anche la psiche, perché qui c'è gente Vero. che poi sta andando in depressione, allora voglio dire per qua, perché poi fatta la legge, scusate io sono un po'... Mh, si trova l'inganno questa, eh, si trova questa è la base per, di tutta per la quale politica motivo? italiana sì. poi a noi ci viene vietato di tutto, poi ci sono i mini market che comunque sì. rimangono aperti perché sono esercizi e di vicinanza che non hanno nessuna amministrazione che si sostituiscono ai locali e vendono comunque la birra anche con la serranda a mezz'asta anche fino a dopo Ma la anche mezzanotte, senza anche, a mezz anche senza serranda questo a mezz'asta. E questo eh, è quello turismo. che dicevo, noi a che, moneda, che non facciamo mai niente, noi Fratelli d'Italia domani faremo un flash mod sotto il Mibac proprio per chiedere lo stato di crisi per quanto riguarda il turismo con la Meloni. Quindi saremo tutti quanti lì. C'è già lo stato di crisi, quindi sì, chi però noi lo chiediamo a livello proprio governativo: nel senso che non bastano più le piccole eh, cose che avete fatto, servono, serve, serve veramente applicarsi con maggior finanziamenti. maggiori Però è bella questa cosa: chiedete lo stato di crisi per una crisi che già c'è. È eh, meraviglioso. No? Mi perdo i forniti. Presidente, prego. Perché ah. l'ho vista bello carico prima. Sì, sì. Mi dica: prego. allora ehm, le aziende ci dobbiamo ricordare che sono fatte di persone delle persone, noi non è che, che abbiamo il vaccino, quindi viviamo costantemente anche noi nel terrore del contagio, quindi attribuire a un, eserci a un esercizio una responsabilità dei contagi mi sembra che sia quanto mai fuori luogo, ma qui viene fuori l'eterno problema dello Stato italiano che non è capace a presidiare il territorio. Questa è la verità. L'ultima chicca c'è stata con la dichiarazione del, della ministra Lamorgese che nel momento in cui nascono... Dei movimenti, spontanei, dei movimenti spontanei, quindi non sono movimenti delle proteste organizzate da un partito o da un sindacato, così poi vengono strumentalizzati dai, dai, gruppi, dai, dai gruppi estremisti. E lei, invece di proteggere e legittimare il diritto di protesta di queste persone, viene a dire a noi. Noi dobbiamo discostarci dai, dai gruppi di violenti, ma stiamo scherzando! Ossia delle funzioni che sono delegate allo Stato vengono sistematicamente eh, scaricate di, su di noi, ma vogliamo parlare di quel porcaio che c'è sui mezzi pubblici, signori, che sono sistematicamente eh, documentati così. Sì. E, e, e vogliamo parlare della politica economicamente, parlando criminale della, del Comune di Roma? nei confronti delle aziende. Ma parliamo, vogliamo parlare? Sì, parli parliamo. Ne parleremo nella fondo. prossima puntata che oggi eh. la vedo bello incazzato, giustamente, eh Presidente, beh. perché è stato, diciamo, negli ultimi giorni, ovviamente a contatto con le imprese e per voi, Presidenti, è una cosa abbastanza eh. faticosa. Eh. Gianmaria, questo contatto quotidiano, la cosa che dicevano eh, sia Forliti sia Minà, anche l'aspetto psicologico, no? Cioè, eh, non c'è programmazione, non vedo, non vedo la, la cosa più terribile. Mi per perdoni solo una cosa, volevo dire, prego, prego. Chiedere lo stato di crisi è un po' chiedere, non è come c'è la crisi se ne siamo accorti tutti, sì. ma chiedere lo stato di crisi significa come un po' chiedere lo stato di emergenza per una regione. Ciò significa un'attenzione particolare con interventi particolari da parte dello Stato per il settore. Non è che c'è la crisi, ce lo siamo accorti, ma chiederla significa proprio istituire praticamente un percorso privilegiato per quel settore okay, a livello da, governativo. Da, ok, quindi dargli una, una forza, istituzionale. Istituzionale. Sì, sì, una ha forza fatto, istituzionale. Ha fatto bene a spiegare. Gianmaria okay. questo contatto quotidiano con le imprese, cioè da un punto di vista psicologico, io credo che sia faticoso per voi, perché in qualche modo dovete dare, siete quelli poi eh, che stanno sul campo, siete quelli che dovete dare poi speranza alle persone quando in realtà voi stessi. Sì, eh, la vedete con difficoltà, una bella fatica insomma. È una bella fatica nel senso che l'aspetto psicologico dell'imprenditore è ovvio che ha provato, dopo tutte queste diciamo, diatribe, dopo tutte queste chiusure, dopo tutte queste limitazioni che non sono dovute al, da loro, è ovvio che le vivono malissimo. Il problema è... È che mh, quando l'imprenditore non incassa e deve pagare, è ovvio che è depresso, non vede, non vede la luce, non vede la prospettiva. Però è ancora Noi... di più perché non è che non incassa oggi, no, ma la... non incassa... sembra una cosa molto lunga. Ma non incassa oggi non preoccupa. incasserà domani. Il problema, per esempio, come dicevamo prima, già da questi provvedimenti che, stanno, che sono avvenuti, che, che hanno diciamo che hanno esposto loro e che oggi viviamo, ha già fatto cadere nel settore dell'impresa, nel settore dell'economia un calo grandissimo. Noi abbiamo negozi che il giorno incassano 100 euro, cioè 100 euro, al centro storico della città e nessuno capisce questo. Cioè quando noi abbiamo 430.000 dipendenti pubblici in smart working, quando non c'è il turismo... Quando ci sono queste chiusure dei pubblici esercizi eh, che nel centro storico della città rappresentano il 35% diciamo, delle imprese de, della nostra Roma, cioè quando per esempio abbiamo un'amministrazione comunale che nemmeno con questa evidenza della chiusura dei pubblici esercizi alle 18 non rimette in discussione nemmeno la riapertura diciamo, della ZTL, il non bravo, pagamento, delle, il chiaro, non pagamento delle strisce blu e tutte queste cose qua, io dico ma de, de, chi ci amministra? Cioè queste situazioni le viviamo e le vivono sulla pelle gli imprenditori certo. e i dipendenti. Noi vorremmo far ritornare a lavorare i nostri dipendenti che stanno in cassa integrazione, invece non possiamo, anzi, dobbiamo metterne anche dei, dei nuovi perché, con tutte queste restrizioni, c'è cioè la cassa integrazione, ancora sarà più forte certo. perché non possiamo più tenere nemmeno quei due o tre dipendenti che avevamo. Perfetto, allora perché? il problema è che la politica, gli amministratori a tutti i livelli debbono vivere questa realtà perché sennò non cioè è essere un po' più, della più vicini cittadina. invece di vederci lontani e vederci situati come, come degli diciamo dei, dei, che posso dire, dei, degli astronauti che vanno sulla luna oppure eh, dei, 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 non lo so, io ci penso che non ci sta chiaro. nemmeno, ma no, ma non ci sta nemmeno più il termine per vedere e per dire come loro ci vedono, perché quando non ci sta concertazione, quando non ci sta collaborazione, noi siamo sempre disponibili. Siamo, no, siamo, siamo stati sempre disposti e disponibili sì. alla collaborazione. Però se questa collaborazione deve essere sempre a discapito degli imprenditori, noi non siamo più disponibili. disposti. Attivare lo stato di emergenza può aiutare in, questa, in questo contatto in questo dialogo che come stiamo vedendo non c'è? Ah, certamente sì, ma noi vorremmo che si istituisca proprio un tavolo con tutte le, le rappresentanze per quanto riguarda il turismo go al governo. Una cosa che volevo dire, a cui io tengo molto e che dico sempre, eh, eh, che lo torno a dire, guardate che questo Paese non si riprende se non c'è un abbassamento sostanziale della pressione fiscale, l'imprenditoria non si può riprendere, non è, non è concorrenziale, nessuno investe e i soldi se ne vanno all'estero perché nessuno viene Io qua. Io credo che questo paese si, si, si potrà riprendere quando avremo una classe politica capace di gestire questo paese eh, lo so. allora ad oggi abbiamo una serie di paradossi anche nella gestione di questo virus e mi, mi riferisco soprattutto alla seconda ondata perché alla prima ondata posso pure capire, sì, sì. è una cosa nuova siamo tutti storditi Su siamo non mi metto nelle vostre condizioni e anzi vi rispetto quello che, che avete fatto ma nella seconda ondata quando si poteva e si Può ancora invece gestire, come si dice, convivere con il virus? Non si convive con il virus e chiudendo. Allora, noi abbiamo bisogno di tecnici seri è no, capace... Della della no, 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 pochino. qui non è un fatto di mentalità, eh, qui non è un fatto, sì, fatto di mentalità, perché quando un DPCM mi eh, dice... Ma anche entrambe le cose Sto... potrebbero però, essere... Però, però, scusate, scusate, scusate quando quando le per le non prima. è che state dicendo cose no, però, antagoniste, però no? quando... Cambio un... di mentalità politica, eh, ma anche Quando un DPCM mi dice che le manifestazioni sportive nazionali possono proseguire le attività e io personalmente sono stato a vedere per perché per casualità, perché non sapevo che di lì passasse il Giro d'Italia il Giro d'Italia con la gente fitta così alle transenne, gomito a gomito quattro file, avanti e dietro allora è una presa per il culo, scusate la parola no, no, è vabbè, una presa vabbè, per il culo è, francese, è italiano anche questo sono, sì, sì. Eh, ecco. ma le proposte che dicevi di Andrea poi nella professione dice noi ci troviamo in tutti con questa difficoltà, tutti saremo protestati, tutti stanno in via di fallimento, no? tutti siamo nei vari diciamo, tribunali, nelle cose. Allora se noi siamo in queste condizioni, se quello che diceva prima Fabio sulla questione del rating, sulla questione dei 25 mila euro che non hanno, preso, hanno preso soltanto chi aveva le coperture sì, economiche chi, chi solide, senti, chi, chi, chi che sì. perché prima <ride> lo Stato aveva detto, il governo aveva detto che le banche non dovevano guardare i bilanci, vero, vero, i bilanci vero, delle aziende. Invece sono stati lì e hanno guardato e le hanno pure sfulciate e gli hanno detto di no, hanno creato più difficoltà. Allora se oggi c'è una legge sul protesto oppure sulle le centrali rischi, oggi ce ne sono moltissimi, allora dobbiamo fare come la Francia. Che quando uno ha pagato. La, la sua esposizione viene, eh, cioè, viene azzerata e non zero, sta zero, più zero. nella centrale rischi per anni perché sennò tutti quanti stanno nella centrale rischi. Perché quando tu non paghi un affitto, quando tu non paghi un, una rata di mutuo, oppure, rata, oppure, tu no, anni, oppure vai in, con un assegno protestato, ok. Cioè tu sei Potremmo segnalato dire... a vita. In ma è il, situazione... il sistema Italia che non funziona, non ha mai funzionato. E oggi ne stiamo pagando le conseguenze in una crisi inaspettata che ha preso tutti alla sprovvista con un'economia del nostro Stato che non è un'economia forte, perché comunque Bellissimo, è lo Stato, lo sappiamo, che abbiamo comunque un debito pubblico mostruoso, e oggi le imprese ne stanno purtroppo... E da che dipende? Che vuol dire il sistema Italia? Cioè, il sistema Italia, il sistema Italia la burocrazia, le procedure, allora andrebbero messo, messi a sistema tutti i processi. Quindi la classe politica degli ultimi vent'anni, mi sta dicendo... La classe, classe politica degli ultimi vent'anni, anni. 50 50 anni, anni. Sicuramente, <ride> sicuramente anche la gestione dell'ordinario, ma lei lo sa quanti quali passaggi amministrativi deve fare un imprenditore per poter aprire oggi un'azienda a Roma? Sì, se dico ne io sono concepili. 52. Non è un numero a caso, non sono né 51 né 53. Cioè io penso che al quarto già ti passata sono, la voglia, mi sono perdoni. Sono 52 però adempimenti, e il Presidente Sermoneta me lo può confermare, 52 adempimenti amministrativi per poter aprire un'attività di somministrazione e di, Presidente, di ristorazione. Presidente Sermoneta è così, poi ci dobbiamo salutare, 52, cioè a me sono già mi è passata la voglia. 52, non visto che il tempo è tiranno sì. come è così, diciamo, finiamo dicendo questo. C'è qualcuno che in Lombardia ha, dato, ha messo a disposizione qualche milione di euro, qualcun altro che ha creato un ospedale. Dopo la prima ondata questo, uh, questo personaggio gli è stata fatta... Visto che usiamo dei termini francesi, terra eh, diciamo la coglionella da parte di sì. tutta la cosa. Oggi parliamo tutti oh, francese, ecco. però. E, e, e invece oggi quell'ospedale serve e funziona a pieno regime e quello che doveva essere fatto con il Forlanini. Nice subito dopo Bravissimo. si è tornati indietro. Bravissimo. Quindi questa sì, è la classe sì, nostra sì, classe ma non mi ha risposto per la prima attività 52 passaggi burocratici. Mi, sì, 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 poi c'è tutto resto. Ragazzi, questa eh? è una follia nella un prossima un e poi po di e di prima ancora di iniziare l'attività. ragazzi, io vi devo no, salutare, attenzione, parlo. io vorrei, vorrei anche sottolineare questo con i dipartimenti e gli uffici ecco, perché il sistema Italia non funziona. Con i dipartimenti e gli uffici che non dialogano quindi la famosa avere pareri esatto, no? a, sì. a contrasto. Maurizio significa Forliti, non puoi grazie, aprire coordinatore di partime, salutare sì, per grazie. cortesia, <ride> coordinatore Dobbiamo Dipartimento rivedere, Commercio e Imprese, Attività Produttiva della Regione Lazio, grazie. Ringrazio il presidente Davis Sermoneta, Federmoda Roma, avete mi fate fare le corse poi alla fine. Ringrazio sì. il Salve. dottor Fabio Mina, presidente Lupe grazie. Roma, grazie. Ringrazio Walter Gianmaria, presidente Confesercenti Roma e Lazio e ultimo ma non ultimo Daniele Brocchi segretario regionale assoturismo con Fesercetti ho recuperato 30 secondi così cerchiamo di recuperare insomma l'enfasi dei nostri ospiti l'appuntamento con terzo millennio torna immancabilmente domani ma prima è il momento di un caffè con state con noi ciao e grazie a tutti grazie. ci vediamo prestissimo grazie. Sono Simone Occhiuto, titolare di Assi Broker Tirreno, una società di brokeraggio assicurativo. Come molti di voi sapranno, è possibile che le compagnie di assicurazioni acquistano il credito da parte della ditta che esegue i lavori per un condominio. E i condomini non spenderanno nulla, non so se mi sono spiegato, non spenderanno nulla. Noi di Assi Broker Tirreno siamo al vostro fianco, in ambito assicurativo, con delle coperture specifiche sui lavori che vengono fatti. Assi Broker Tirreno, bonus sereno. aspetta ogni giorno a pranzo, inoltre goditi il re come no direttamente a casa tua ogni giorno dalle 18 alle 23.15 con il delivery e goditi i nuovi fantastici piatti di crudi e sushi. Riaperto aperto tutti i giorni 7 su 7 a pranzo e cena. Vi aspetto, non mancate. La Sire Service, azienda leader nel settore delle manutenzioni a Roma. Pone come obiettivo primario la semplificazione del concetto di manutenzione. Per ogni segnalazione di guasto urgente, l'intervento viene effettuato entro un'ora. La nostra piattaforma gestionale, realizzata su misura, massimizza l'efficienza di tutti i processi di lavoro, dalla notifica di guasto alla risoluzione del problema, dalla richiesta di elaborazione preventivi, sino alla produzione di materiale fotografico che permetta di certificare l'intervento svolto. Vuoi vendere o affittare casa in tempi brevi al miglior prezzo di mercato? Hai degli immobili a Roma e non sai come gestirli? Vuoi ristrutturare il tuo appartamento, la tua villa, usufruendo dell'eco-bonus 110%? Gratuitamente? Chiama subito per la nostra promozione Provigione Zero. Affidate a noi, the Real Estate Agency, da oltre 20 anni, leader per la gestione immobiliare a Roma. Grazie direttore, buonasera a tutti, abbiamo di nuovo come nostro ospite l'avvocato Piacentino Lamesi. Avvocato... Buonasera, grazie dell'invito. Come ho detto al nostro direttore, ve la, ve la combattete sulla scelta dei calzini? <ride> Beh sì, diciamo che il calzino è un elemento a mio avviso caratterizzante, un uomo con un certo stile, il calzino secondo me è un elemento importante, quindi io sono un appassionato come potete vedere nelle mie... Eh, dirette, insomma, sono molto appassionato di calzini, di, calzini. di, di, diversi, di diversi tipi, a migliaia. E li abbina ogni giorno in base a come vesti. Beh, vestite? sì, 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 mi piace divertirmi anche un po' con il look, con lo stile, insomma, è, è divertente. È divertente. Adesso se torniamo seri per un secondo, un commento a caldo sul nuovo DPCM, lei come la vive? Bah, guardi, io purtroppo ecco, sono al fianco di molte imprese per che è poi la mia quella che è la mia attività professionale con il mio studio e devo dire che il momento è abbastanza critico, abbastanza drammatico. Stiamo, stiamo attraversando un periodo difficile, eh, il governo ha adottato queste ulteriori misure che vanno a, a stringere ancora una volta quella che è poi la, la libertà eh, dei cittadini ed in particolare su determinate categorie imprenditoriali si è inciso in maniera drastica e parlo mi riferisco ovviamente ai ristoranti che sono in rivolta in questi giorni diciamo che la chiusura alle 18 per molte attività che avevano eh, investito del denaro per adeguare eh, i locali alle, alle norme imposte eh, dopo il lockdown quindi mi riferisco in particolare all'igienizzazione dei locali al distanziamento sociale e a tutto quello che era stato richiesto dal governo hanno investito dei soldi e oggi si trovano costretti a chiudere molti ristoranti, facevano solo il turno della cena, quindi sono veramente in ginocchio, ritengo... Secondo ecco, lei perché sono state colpite queste categorie <ride> piuttosto che altre magari? Ma io sinceramente non vedo una malafede in quello che è stato fatto dal governo, molte polemiche fatte dall'opposizione a mio avviso sono sbagliate, nel senso che il governo secondo me è in stato confusionale, è stato confusionale assoluto, eh, tutte le misure che sono, sono state adottate, i DPCM, mi riferisco ai DPCM famosissimi di Conte, sono DPCM contraddittori l'uno con l'altro, Contraddittorie anche all'interno del testo stesso di ogni DPCM. È evidente che c'è uno stato confusionale del governo, la confusione dei cittadini è dovuta anche ad una comunicazione pessima da parte del governo che induce i, i, i cittadini, gli imprenditori a non capirci più nulla. E quindi, a mio avviso, insomma, la situazione non, non la vedo molto, molto positiva, credo che verranno, avremo dei mesi molto difficili davanti a noi, purtroppo. Peccato, invece per fortuna il paddle ancora non è stato toccato. <ride> il paddle ancora non è stato toccato, a mio avviso questa è un'altra contraddizione, chiaramente vado contro i miei interessi, nel senso che nel momento in cui si chiudono le palestre, dove comunque c'è un minimo di distanziamento garantito, il paddle che è uno sport in cui si gioca in quattro in un campo di 5 metri quadrati, praticamente dove c'è un contatto fisico poi di fatto non è stato chiuso. Quindi tra le mille contraddizioni dei provvedimenti adottati dal governo quello del paddle è a mio avviso uno dei più importanti. Come quello degli autobus, assistiamo alla chiusura dei ristoranti alle 18, dove comunque era stato garantito un distanziamento sociale tra le persone e poi l'autobus al mattino. Abbiamo visto in questi giorni, stamattina, con una, eh, un guasto ad una linea della metro a Roma è successo il putiferio sugli autobus, c'erano code di centinaia di persone accalcate. Quindi insomma il governo, in questo a mio avviso, è carente, non c'è comunicazione, c'è confusione, c'è contraddittorietà nei provvedimenti. Oggi come oggi i cittadini sono disposti a fare il sacrificio, gli imprenditori sono disposti a sacrificarsi ma vogliono chiarezza, vogliono chiarezza, l'impegno c'è da parte dei cittadini e come i cittadini ci stanno mettendo il massimo dell'impegno, pretendono dal governo chiarezza e coerenza nelle decisioni e poi siamo tutti pronti a rispettarli e a fare dei sacrifici, ma se dall'alto non avviene una comunicazione chiara, limpida, cristallina, coerente e soprattutto non vengono date delle linee guida che poi diano delle prospettive ai cittadini, a mio avviso la situazione degenererà. E quello che vedendo nelle piazze, a mio avviso, è proprio il frutto di questa confusione fatta dal governo. Si percepisce il, la sua amarezza diciamo per, sì, questa, io, per questo periodo? Eh? Io di mio sono un liberale fondamentalmente, un liberale e vedere quello che sta succedendo nelle piazze italiane con cittadini disperati che scendono in strada a protestare non mi piace, non mi fa piacere. In alcuni casi abbiamo assistito a delle proteste eh, sbagliate, nel momento in cui si spaccano delle vetrine non si fa altro che fare un danno ad altri imprenditori, quindi, oppure Incendiano eh, cassonetti dell'immondizia. Ecco, quello è sbagliato, è delinquenza e va condannata. Però comunque abbiamo assistito a molte proteste pacifiche da parte dei cittadini che non ce la fanno più, sono esasperati, non ci stanno capendo più nulla, non ci stiamo capendo più nulla perché anche noi professionisti ci troviamo a dover adeguare eh, le normative ogni settimana, ogni due giorni esce un DPCM. Allora io dico se il Premier fa un DPCM in cui restringe il campo eh, di azione di molte imprese e dopo due giorni ne fa un altro, ristringe ancora l'orario. Io ho dei clienti che hanno dei ristoranti che do, oltre ad aver adeguato i locali, ad aver igienizzato i locali, quindi aver investito danari, avevano fatto delle scorte di magazzino di alimenti, bevande per far fronte a quella che era la stagione invernale, proprio alla luce delle garanzie che erano state date dal governo. Dopo due giorni sono stati chiusi e quindi, insomma, voglio dire, eh, questo è un danno irreparabile che mm. dovranno far fronteggiare nei prossimi mesi le imprese. Speriamo, insomma, per il meglio e che tutti insieme poi riusciremo senza grossi danni ad affrontare i prossimi mesi. Io, intanto, l'allieto con un caffemmiani. <ride> grazie. E do l'appuntamento a tutti a domani. Buona grazie. serata. buonasera, grazie.